Ameria Radio presenta Parole di impresa con Umberto Alunni e Paolo Pellegrini. Senza parole. Cari amiche ed ascoltatrici, cari amici ascoltatori e imprenditori, buongiorno. Lunedì scorso abbiamo fatto una chiacchierata, così abbiamo aperto le danze su un argomento, il sistema, un sistema premiante in azienda che poteva, a mio avviso, essere di particolare rilevanza. Si trattava, diciamo, in qualche modo di approcciare per poter fare un abbozzo di modello per rilevare comportamenti corretti e più orientati al risultato e alla sostenibilità del risultato da parte dei singoli imprenditori e dare un riconoscimento. Questo è sostanzialmente, diciamo, il meccanismo del sistema di incentivazione, ovviamente stressando il concetto del sistema premiante, del sistema di incentivazione, si parla situazioni e quindi, diciamo, di stravolgimenti, no? Ovviamente evoluzione del contratto da retribuzione fissa a retribuzione variabile, eccetera, eccetera. Quindi lo share tra queste due componenti, che insomma sono un po' le colonne portanti dell'impianto contrattuale nei rapporti tra dipendenti e imprenditore. Ma non è questo il caso. Non è questo il caso, noi insomma, non andiamo, non vorremmo andare a stravolgere nessuno, diciamo, di questi tipi di concetti. E quindi se praticamente c'è un dipendente part-time, se c'è un dipendente lavoratore a tempo determinato, si lascia tutto lì com'è e si innesta sopra in maniera assolutamente posticcia, per così dire, a posticcia a livello contrattuale, insomma. Un meccanismo, un sistema premiante che tenga conto di alcuni, che valorizzi alcuni comportamenti virtuosi che vanno verso la direzione della correttezza delle impostazioni, correttezza delle fasi lavorative, correttezza dei rapporti con i terzi, a seconda ovviamente del tipo di lavoro che si svolge all'interno dell'azienda. Si tratta molto semplicemente di destinare una parte, un importo e magari far sì che con un determinato meccanismo di rilevazione, di tracking e di scoring, quindi di valutazione, si possano, diciamo, qualificare comportamenti più o meno virtuosi e magari premiare quelli più virtuosi. Le metodologie, le tecnicalità sono tantissime, però a mio avviso, ovviamente, per poter partire nella misura in cui si possa credere in questo percorso, bastano pochi elementi e pochi ingredienti, una somma contenuta che però vada un pochino al di là del simbolico, una evidenza puntuale di quelli che possono essere i comportamenti osservabili, monitorabili, misurabili, un tracking adeguato, una valorizzazione dei singoli comportamenti e ovviamente un modello che abbia la possibilità, la capacità di gestire tutto questo e stilare delle graduatorie. Con questo, diciamo, ranking si avrà la possibilità, magari si arriva, diciamo, i primi, la classifica con i primi 3, 4, 5 dipendenti, tutto ovviamente come numero proporzionale al numero di dipendenti presenti in azienda, per questi ovviamente si potrà registrare una serie di situazioni e magari vedersi la possibilità di distribuire un monte premi, un monte importo, una disponibilità messa fin dall'inizio e determinata e definita all'interno, diciamo, di un regolamento puntuale che deve essere conosciuto da tutti fin dall'inizio della, tra virgolette, competizione. Sono aspetti simpatici, carini, verosimilmente, se presi per il verso giusto, anche educativi. Però vale la pena di poter così elaborare le situazioni passo per passo con grandissima consapevolezza, tenendo conto degli aspetti
positivi e cercando di fugare quelli meno positivi. E su questo vi posso assicurare che anche per esperienza diretta si può riuscire veramente ad ottenere un buon, anzi un ottimo risultato. Bene, allora per oggi è tutto. Io vi auguro una buonissima giornata, una buona riflessione anche sulla logica, sul meccanismo del sistema premiante e un saluto, un arrivederci a lunedì dal vostro Umberto Alunni e dalla sempre vostra Ameria Radio. Ameria Radio ha presentato Parole di impresa con Umberto Alunni e Paolo Pellegrini.